Buongiorno a Soccer.it, qui siamo con Rita Tomasin che ci spiega un po' quali sono le funzioni del nuovo DAPS e l'integrazione nella nuova SST 7 Laghi. Buongiorno Rita. Buongiorno, piacere di incontrarvi e di incontrare tutti coloro che in questo momento magari in qualche modo ci seguono. Io mi chiamo Rita Patrizia Tomasin e sono nuovo direttore DAPS della SST 7 Laghi di Varese e mi sono insediata i primi giorni di dicembre dell'anno scorso. Sembra tanto lontano, ma è molto vicino, sono passati solo 2 mesi e mezzo che sono qua teoricamente. Provengo da un'azienda sanitaria privata che era l'Istituto Clinico Humanitas, la sede di Rozzano, dove avevo il compito di seguire, non mi ricordo neanche esattamente qual era la dicitura che rivestivo nel privato, perché sapete che il privato usa degli inquadramenti diversi, anche nominativi, ed è questo forse uno dei nostri problemi professionali, quello delle tassonomie, no? Che non sono uniformi in tutta Italia, neanche per la dirigenza infermieristica, no? Sitra, DITRA, DAPS, servizio infermieristico, eccetera. Comunque sono un'infermiera dall'81, l'escalation professionale l'ho fatta tutta, nel senso che ho fatto l'infermiera, la caposala, il coordinatore di dipartimento, il responsabile di struttura semplice, poi il responsabile di struttura complessa. Che dire? Per quanto riguarda le cose che posso fare nel privato, sono il vicepresidente del comitato infermieri dirigenti, quindi qualcuno mi avrà sicuramente visto a qualche convegno e poi sicuramente qualcuno mi conosce se appartiene al mondo del wound care, perché specialmente in Lombardia per 10 anni ho curato un evento annuale che richiamava medici ed infermieri di tutto il territorio lombardo, ma anche di altre regioni italiane. Sono qui a Varese, pur abitando in provincia di Pavia, quindi faccio un po' di strada per venire al lavoro ogni mattina. E che dire, questa SST è una SST vasta, so che è la seconda per grandezza a livello lombardo. L'utenza, intendo come i professionisti che afferiscono alla mia direzione, sono circa 3.250 e rappresentano un po' tutte le professioni sanitarie non mediche e anche gli assistenti sociali. Quindi c'è un'esperienza nuova da fare anche nel coordinamento di queste figure che forse sono sempre state un po', diciamo tra virgolette, un po' abbandonate, no? Nella loro realtà e nella loro individualità professionale. Quindi farle diventare comunità professionale nell'ottica dell'integrazione di tutte le altre professioni sanitarie è anche uno degli obiettivi che mi sono posta a breve e a medio termine. Rimetto gli occhiali e guardo la seconda parte di cui dovrei parlarvi. Sì, allora mi segnalano che l'azienda di Varese ha dei problemi nel tenere la popolazione, specialmente la popolazione infermieristica, perché c'è un elevato turnover dall'azienda rispetto alla difficoltà che ha questa azienda nel fermare quello che è l'uscita degli infermieri verso altre realtà o limitrofe o addirittura di altre regioni. Diciamo che questo è un problema che hanno tutte le aziende sanitarie in questo momento in Italia, un po' questa migrazione, perché vediamo quanta gente si presenta ai concorsi e principalmente magari sono persone che vengono dal sud verso il nord, appena possono tendono a rientrare vicino a casa, oppure sono pochissime quelle che poi decidono di stabilizzarsi nella zona in cui lavorano. Sì, questo è un problema che teoricamente, secondo me, va affrontato un po' a livello nazionale e quindi è una politica che sicuramente deve essere in qualche maniera gestita, ridimensionando forse il fatto che i concorsi devono uscire
magari ovunque, non soltanto in certe realtà. Poi il problema di questi concorsi per cui le graduatorie vengono pescate anche da altre aziende limitrofe, il fatto che le persone lavorano in un ospedale e poi vincono il concorso in un altro, per cui devono migrare anche un po' più lontano, eccetera. E poi, non da ultimo, effettivamente, delle volte è anche il modello lavorativo che porta ad andare in burnout, per cui le persone si stancano del posto dove lavorano, eccetera. Mi viene chiesto di esternalizzare quello che penso rispetto alla mobilità possibile che si può frenare. Quello che io penso è che il clima organizzativo nel posto di lavoro è fondamentale. Quindi, secondo me, e secondo anche la mia visione, lì dove mi viene segnalato che il clima organizzativo non è dei migliori, un po' è il mio modo di pensare e di intervenire, mi impegno e impegnerò anche i miei collaboratori ad andare un po' a vederci dentro, perché dove c'è engagement del personale, noi sappiamo che la produttività è più elevata anche del volume degli operatori che sono presenti. Quindi nelle organizzazioni moderne si può parlare effettivamente di engagement, e l'engagement è uno degli strumenti che possono essere utilizzati appunto per fermare questa uscita dalle unità operative. L'altra cosa potrebbe essere la formazione del personale. Sappiamo che la SST di Varese si distingue proprio come azienda sanitaria per avere sempre tanto promosso la formazione. Ho già dato mandato ai miei operatori, quelli che per esempio lavorano all'interno dell'ufficio della formazione del personale, di cercare degli strumenti per misurarmi poi qual è l'efficacia degli eventi formativi che abbiamo fatto, in modo che la formazione diventi anche uno strumento innanzitutto di interesse per gli operatori, ma anche una motivazione poi per dare ricadute positive sul lavoro quotidiano che si svolgono all'interno proprio delle realtà dove si trovano. Rispetto alla configurazione e la visione del DAPS all'interno della SST di Varese, questa so che è una cosa che incuriosisce molti, no? Che pensano cos'ha nella testa, chissà cosa farà, eccetera. Allora, come ho detto anche ai miei collaboratori e ai coordinatori di questa azienda, che in questi giorni ho incontrato tutti, quindi circa 180 persone in una settimana, sono un po' tante da incontrare, però ce l'abbiamo fatta. E il motivo era proprio quello di spiegare loro che le organizzazioni moderne ormai si danno delle conformazioni che inseguono i percorsi di cura. Questa azienda non è arrivata alla definizione di tutti i percorsi di cura, e anche nel suo sistema organizzativo non è in un sistema organizzativo né per center né per intensità di cura, eccetera, per cui si può pensare di dare delle conformazioni avanzate. Dobbiamo fare un periodo di transizione nel quale, attraverso la collaborazione interdisciplinare, medici, infermieri ed altre figure professionali, si potrà andare a costruire dei percorsi assistenziali, e nei percorsi assistenziali allora andremo a definire ulteriori nuovi ruoli. Continuiamo con Rita Patrizia da Tomasin. Le prossime domande sul futuro dell'ospedale, come intervenire in questi accessi impropri anche in pronto soccorso. Allora, come avevo iniziato a dire, la nuova funzione che il DAPS proprio si pone è quella di integrare sia le varie strutture ospedaliere che appartengono alla SST Sette Laghi, omogeneizzando comportamenti, procedure, percorsi, eccetera, perché questo obiettivo non è ancora stato raggiunto e dobbiamo raggiungerlo entro breve, e il fatto di integrarsi con il territorio.
Allora, la legge regionale 23 porta questa integrazione con il modello di gestione del paziente cronico. Su questo modello noi abbiamo già pensato come poter diventare una realtà efficiente, efficace, ma vicina sempre di più al cittadino, anzi molto vicina al cittadino. Tanto è vero che sono principalmente due le cose che stiamo andando a proporre in questo momento e sono due cose che sono estremamente innovative. Perché se chiamiamola la riforma sanitaria lombarda parla di case manager territoriale, quello che noi stiamo invece attivando è anche un case manager ospedaliero. Quindi il fatto che si attivino anche case manager ospedalieri, inizialmente li vediamo nell'area del wound care e nell'area della medicina, è proprio perché il paziente cronico afferisce principalmente in queste divisioni cliniche e in queste divisioni cliniche deve trovare una risposta assistenziale con l'individuazione precoce dei bisogni assistenziali che poi avrà a casa. Quindi, nel momento in cui accede in ospedale, il nostro obiettivo è proprio quello di pianificare la dimissione ancora prima che arrivi in reparto. Come lo faremo? Lo faremo attraverso questa centrale operativa dei case manager territoriali, che avrà all'interno anche dei case manager ospedalieri, i quali andranno in pronto soccorso e in pronto soccorso faranno un triage della dipendenza assistenziale, del grado di complessità clinica e il grado di complessità e di difficoltà sociale che il paziente può avere, in modo che si viene ad identificare precocemente quale potrebbe essere e il percorso di cura, il percorso riabilitativo ed eventualmente una dimissione difficile. Questi infermieri poi saranno coloro i quali agganceranno le famiglie quando il paziente è ricoverato nelle unità operative e con gli infermieri e i coordinatori di reparto pianificheranno degli interventi di educazione sanitaria mirata ai familiari per dare sostegno nel momento in cui il paziente viene dimesso. Esempio, il familiare deve gestire l'anziano che porta a casa, che non ha mai avuto a casa. L'intervento educativo sarà quello di dare innanzitutto delle linee di orientamento generali di come deve essere attrezzata una stanza, del fatto di togliere i tappeti, eccetera, o in bagno e via dicendo. Oppure quello di insegnare a lavare il paziente. Quindi i familiari saranno invitati in determinate fasce orarie a venire in ospedale e guarderanno come si lava, si gira, come si alimenta il paziente oppure come si somministra la terapia. Quindi questo è uno dei passaggi importanti che vogliamo fare. La seconda cosa che vorremmo andare a creare è quella di far maturare gli infermieri che sono nostri dipendenti e che si trovano nel territorio, strutturandoli come infermieri di famiglia. Quindi, nel momento in cui attraverso una formazione specifica o degli obiettivi condivisi, anche se c'è chi gestisce il paziente a casa con medicazioni, altri professionisti anche di altri enti e cooperative o quant'altro, si lavora in integrazione attraverso un percorso condiviso di dimissione infermieristica. Perfetto, questo è quello che diciamo, i cittadini di quest'area territoriale volevano sentirsi dire, quindi di avere un ospedale presente, un ospedale che sia al centro delle cure. Quindi ti ringraziamo per questo intervento, è stato un enorme piacere incontrarti e speriamo di rincontrarci presto. Facciamo un nodo al fazzoletto come fa Striscia la Notizia Certo, e ci vediamo fra un 6 mesi e vediamo dove siamo arrivati, a che punto. sicuramente e sarà magari anche un piacere in quel frangente magari presentarvi qualcuno dei nostri infermieri o coordinatori di area ospedaliera o territoriale. Grazie a voi. Grazie.